ci stavo pensando seriamente di fare qualche partitina. Vediamo. Giove il sorriso. Spero vi sia piaciuto, questo è dedicato a Giove in particolare. I lost my feelings, the light was the final. When I wield the knife for the lies, God will never know. Also, no, in all my loan, see me down on the low, on the nose. In us the light for the lights, will the night for the lights, will the night for, we'll never know. No, save me. No, when we know where we go, won't you fall for the Mi Lord? associo con Can't Dio. you realize, life's to be lies, read the light. And no, what is gonna be do with the farthest mist. Riparla ancora un Eccoci. pochino. Ciao Black. Sei Giacomino? Come stai, Giacomino? Ciao, sono Daniele e volevo chiederti scusa Coglione da tu. uomo a uomo. Ma vai tranquillo, non è un problema. Dirlo. Io sono macchiato allora, va bene? Tu sei un cazzo di nessuno, Luchino, scusami. Sono Black Raven. Piacere. Bene. Chi l'ha fatto? Non io. Vabbè. Benvenuti modificati in questa live di GTA Roleplay. Vi siete persi un mio ban, una piccola sospensione di 24 ore. Ho parlato con gli admin del server e mi hanno dato ragione. Io gli ho detto che erano degli stupidi scammer del cazzo. Loro mi hanno detto: scusaci, Black Raven, non succederà mai più. Ti togliamo il ban immediatamente. E così è stato. Dimmi tutto, Capuzziello. Una carabina, certo, andiamo. Capuzziello, se mi scammi, lo sai che succede, vero? Come vengono tutti i soldi, bro? Sono Black Raven. Ma sta macchina qua. Aspetta, ci penso io, chiamo gli admin. Ma siete brutti di natura oppure qualcuno vi ha fatto una plastica per essere così Mia madre mi ha schifosi? fatto una plastica. Io mia madre me la scopavo. Mi dissocio. Io no. Mi piaceva anche molto. L'hai mai leccata? Ma a volte. Quella Bravo, di mia devi madre. pensare al piacere a 360 gradi. Freud diceva che comunque tutti siamo innamorati dei nostri Minchia, ha detto traumi. Freud, me ne vado. Comunque, non mi sembrava Capuzziello? Avete visto Capuzziello? sbagliato. Avete visto il paramedico Capuzziello? Dove sei, Capuziello? Degli a furgoncino. Scusa che sta facendo un bordello la macchina e non ti sento bene. Sì, grazie delle munizioni. Black Raven. Watashiwa Black Raven Desu. Sono Mantide. Non parlo con gli stupidi. Ah, Mantide. Afregna! Afregnaccia! Afregna! Ma che bel circolo dei fregni qua, eh! Aspettate solo Black Raven! Scusatemi per il mio comportamento. Mazza che puzza, ti sei cacata di sotto, fata! Ciao, sono Black Raven. Sono Black Raven. Favola, allontanati. Allontanami da questo signorino. Aspetta. Solo perché sono nero? Veramente ti vedo bianco. Siete razzisti? Ti vedo bianco. No, No, solo perché. semplicemente la signorina sta con me, quindi per favore allontanati.
Guarda che non ci stavo provando con la fregna qua, eh. Salve mademoiselle, sono Black Raven e sono qua per introdurmi nella sua vita. Mi dispiace, ma nella mia vita non ci introduce nessuno, mi dispiace deluderla. Dai piccola, non fare così. Allora, intanto piccola a me non mi ci chiama. Due, si allontani. Tre, faccia come Baglioni. Sai come fa Baglioni? Non lo so, ma ti puzza la fregna di coglioni? Ti ne dai coglioni? Sparisci? Sono Black Raven. Pronto? Mi sentite? No. Mamma, non stacco, mamma! Mamma, non stacco! Voglio giocare a GTA con le mie amiche! Sono Black Raven. Sì, sì, andiamo, andiamo. Ciao, Capuzziello. Allora, non dite nulla di me, che mo ti sto dando questa cosa. Non ti scammerei mai, Capuzziello. A gruppo de fregne! Ci sono questi qua dietro. Te lo dico un'altra volta, stai fermo, girati. Lei chi è? Lei chi è? Vieni con me, segui. Vieni. Apriti la portiera, fammi salire in macchina. Sì, se potete gentilmente aprirmi la portiera per salire sull'autovettura. Bella raga, dove si va? Quel coltello alla gola mi sta dando veramente fastidio. Ragazzi, siamo partiti col piede sbagliato. Io ho ottime conoscenze nella Digos. E ho ancora la cintura. Sarebbe anti-roleplay. Affregna, toglimela tu la cintura. Slevami tutto. Scusatemi, mi è partito un attimo l'ormone. Ma? Ha una carabina? Sì, ma niente di serio. Dove l'hai comprata? L'ho comprata da Capuzziello. Aspetta che tolgo le manette. L'ho comprata da Capuzziello, sì. Se me la lasciate, per favore. Cioè, vi ho detto il nome, per favore, lasciatemela. Mi dicono che non potete farlo, gli admin. Siete sicuri di volerlo fare? Sono tutelato dai poteri forti se fate qualcosa anti-roleplay. Fate attenzione. Non potete farlo, mi dicono. Mi dicono che non potete farlo, scusatemi. Come smonto la carabina? Muscolo ins. Ciao ragazzi, Giacomino? Non ti tocca, fratello. Scusate ragazzi. Cioè possiamo andare, mi ha dato un buio. La fregna mi piace, la fregna. Leccherei fregna per ore per fregna. La fregna di questo fallito qua che mi guarda. Che puzza, che puzza, che puzza. Questo qua è brutto e stupido. Lo odio, lo odio, lo odio. Evviva la fregna, evviva la fregna, evviva la fregna. Wow! Questo fallito lo odio. Quello là che stava in ospedale. Guarda come mi guarda male. È un fallito senza speranza. Oddio, oddio. Adesso va vicino alla fregna. Oddio, vai a piangere, vai a piangere. Guarda sto pedducazzo. Succhia sto pedducazzo. Calma, 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 ragazzi. Manteniamo la calma. Ma... Oh mio Dio. Mi scusi, signora. Chi mi ha preso la carabina? Forza, salti fuori il colpevole. Purtroppo. Va bene, Gabri, cerco un attimo di capire come va la mia situazione. Vuoi venire con me? Sì, posso andarmi a cambiare? Sì, anche se ha questa puzza orribile, penso che la terrò con me per ora. Lei è per caso delle forze dell'ordine? Sì. Ma non sarà assolutamente contro a un po' di ruberie? No. Bravo, lei è un ottimo poliziotto. Non sento più puzza di merda, eh. Posso prendere per favore la macchina? Grazie mille. Basta chiedere le cose gentilmente. Vieni con me, Gabri. Lui è Gabriele, ve lo presento. Sono Black Raven, lui è Gabriele. Salutatelo tutti, dai. Salutate Gabriele, non fate i maleducati. Gabriele è il ragazzo qua, senza pantaloni e senza maglietta. Salutatelo. Non state salutando Gabriele, sto perdendo la pazienza. Lo sto rapendo, voglio un riscatto di 5 milioni. Quanto vorresti, scusami? No, 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 è lui. Puoi metterlo un attimo giù, te li do io. Ok, Gabri...
Al 3 gli do i soldi, ok? 1, 2, 3. Via, 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 via. Mi dica, mi può dire se c'è qualcuno dietro di me? Per ora ci lasciamo solo il vento alle spalle. Ma quella donna là in mezzo alla strada, scusami, torna indietro. Le cream, stai bene? Signor Gabriele, lei è veramente uno sbirro orribile. Ok, perfetto. Però... ma che puzza di merda c'è qui? La senti? Sì. La senti? Ma che c'è, un covo di merde? Che puzza, mamma mia. Ma solo in sta zona, eh? Sono al corrente di essere molto noioso. No, ma adesso tutto a posto. Esca da questa macchina, Gabriele. Sì. Ce l'hanno con noi. Ma noi torniamo, non abbiamo paura di... non abbiamo paura di loro. Dani, alza le mani. Dai. Scusatemi, scusatemi, non l'ho fatto apposta. Non l'ho fatto apposta, mi scuso. Mi scuso, è stata una manovra brusca. Dov'è la mia carabina? C'è stato un secondo di lag. Che ha detto? Nella città. La cosa? La mia carabina. Tu non hai nessuna carabina, stronzetta. È la mia carabina. Hai la mia carabina? Mi scusi, signori, ma voglio un ombrello che sta a fare ergastolo. Ma cosa fa? Ragazzi, non è il caso di utilizzare armi da fuoco qua in ospedale. Dai! Siete sempre i solitucci. Per favore, mettete a posto le armi. Mi scusi, mi può lasciare, per favore? Questo parla di carabine, che facciamo? Ragazzi, ma cosa state facendo? Ragazzi, per favore. Per favore. Ragazzotti, per favore, premete muscolo libero. Mi hanno rubato una carabina, sì. E me l'ha data Capuzziello. Eh no, me l'ha data lui. Gli ho dato i soldi e me l'ha data. Sai chi te l'ha rubata? Come? Non sai chi te l'ha rubata? Sì, so chi me l'ha rubata. E chi è? Ma possiamo parlare senza la pistola in questa maniera qua? Te lo dico comunque. Tu come ti chiami? Non importa, dimmi chi te l'ha rubata che l'andiamo a prendere. Sono quelli là... Aspetta. Avevano una moto? Tutti c'hanno una moto in città. E il nome, il nome, il nome. Era una tipa con... Una tipa? Sì, c'era una ragazza. Dovrebbe essere della band di... Lorenzo si chiamava. Ma questo mi sta prendendo per il culo, Mimucci. Non sto scherzando, si chiama Lorenzo. Ascolta, io prima ho insultato una ragazza. Allora, qua in città ha fatto... c'è anche questo ragazzo qua, testimone. Io prima ho insultato una ragazza, mi hanno rapito, mi hanno ucciso e adesso sono qua di nuovo. Come si chiama la ragazza? È vero, stavano non lo so, rapendo merda, pure me. Schifo forse. Come è fatta, gli faccio capire. Lilith. Ai tacchi. Quella si chiama Lilith. Vieni con me, vieni. Sì. Aspetta che ti prendo un attimo in ostaggio. Aspetta un attimo che devo per forza andare a curarmi. Posso prima curarmi e poi mi prendi in ostaggio, per favore? Vai. Premo muscolo cura. Vai. Hai per caso delle band? Le Craven. Se fossimo in Futurama avresti delle bender. Vuoi una benda? Vado a curarmi. Okay. Aspetta. C'era anche un cinese, si chiamava Ciao. Mi avete sentito? Ciao. Si chiamava Ciao il cinese. Che succede? Vieni, bello, ora finiamo la nostra conversazione. Ma scusami, perché eravamo diventati amici? Qua c'è gente che mi sta infastidendo, ho paura che mi sparano, quindi io ti terrò così finché non li mandi via. Signori, potete andare via? Tutti? Non lo so, però potete stare anche vicini in modo tale che se mi spara lo uccidete? Certo. Allora, se sparo lo sentite il colpo, ora state qua fuori per piacere. Ok, adesso parliamo da veri amici. Posso chiederti per favore i 20k che mi hai rubato? 20k? Mi hai rubato 20.000, vero? Quando? Mentre mi tenevi in ostaggio. Stai scherzando? Non scherzerei mai coi soldi, sono Black Raven. Ok, non te li ho rubati. Ti rubano un sacco di cose a te, eh? Sono un ragazzo che dà sempre la fiducia agli altri, ma ogni volta la prende nel culo qui a Los Santos. Grazie, bro. Signor Space Power. È là. Mi hanno fatto fuori, non so se ha visto. L'ho visto, chi è stato?
Non ho ancora ben capito, allora, ma... sono sicuro che è stata una persona che c'è anche rapito a me e a Davide qua. Il fatto è che non c'era nessuna ragione valida per uccidermi, mi sono solo avvicinato a quel quad, e adesso quel quad è vuoto. Ma che cazzo chiami? Signore, io le voglio bene, signor militare, ma non mi ha mai protetto neanche una sola volta, e questi signori hanno tentato di uccidermi più volte. Signor... ma chi? Questo signore qua, coi capelli rossi, più volte ha attentato alla mia vita. E lei non ha fatto cazzo. Lei mi aiuti, per favore, mi aiuti. Signor Black Raven, ma lei se lo ricorda l'altra volta quando era in ospedale che io l'ho presa per portarla via? E lei mi ha detto: come mai tiene così tanto la mia incolumità? Ma lei non se lo ricorda. Questo me lo ricordo, ma oggi il suo comportamento è totalmente diverso. Di conseguenza, io, Black Raven, ho un sogno. Avere un sogno. Madonna, che bel sogno. Lei vuole lottare per i diritti vostri, non ho capito. Che sogno ha? Lei un... fatti controllare le tasche, signor Flame, e la finiamo qua. Lei un Martin Luther Pig. Si faccia controllare le tasche, signor Flame, e la finiamo qua. Dandor. Sì, dimmi. Space power. Space power. Space stranger. Space stranger. Watashi wa Black Raven.